Oggi su TQ Films, ah giusto sì, siamo tornati, ma soprattutto vi faccio vedere come si fanno i video, ma quelli belli. Benvenuti su TQ Films, il canale che rende i videomaking accessibili a tutti. Io sono Daniele ed è come sempre un gran piacere essere tornati finalmente in studio e poter vedere le vostre facce gioiose. Almeno io penso che lo siano, cioè non so voi, ma nuova stagione, nuovi video. Quest'anno vedremo molte cose interessantissime, ma ne riparliamo a fine puntata. Per ora invece parliamo di alcuni accorgimenti da adottare nei nostri video per avere un pochino più di successo qui sul tubo. Prima di ogni cosa, quando fate un video, andate dritti al punto. No, seriamente, se non fate capire in meno di 15 secondi dove volete andare a parare, vi siete già giocati la finestra di interesse e curiosità dei vostri potenziali nuovi spettatori. Tenete i vostri video abbastanza snelli per non appesantire chi guarda, altrimenti poi sarà facile dopo poco stancarsi e in nulla saranno passati ad un altro video. Evitate quindi di ripetervi, sia con quello che dite, ma anche con le riprese. Infatti non avete bisogno di usare angoli diversi quando alla fine state facendo vedere esattamente la stessa ripresa, senza aggiungere un dettaglio in più. Secondo trucchetto utile per l'esposizione, di imparare ad andare meglio a braccio e di sempre scartare la prima take. Non importa come sia andata, anche se a volte si dice buona la prima, la seconda è sempre migliore. Quindi fate la vostra prima take, fermatevi, riascoltatela e riprovate. Sono sicuro che verrà molto meglio e riuscirete con meno parole a comunicare più contenuti. Visto che il tema generale di oggi è tenere le cose brevi e concise, durante il montaggio controllate sempre di aver ritagliato solo quello che davvero serve. Spesso vi sono letteralmente secondi all'inizio o fine clip di materiale che andrebbe rimosso perché non fa altro che rallentare il ritmo generale dei vostri lavori. Quindi, niente, via. Ora un paio di consigli per l'audio, giusto per intavolare una conversazione. Un video si chiamerà pure video, ma è un connubio di materiali audiovisivi. Proprio l'audio gioca un ruolo decisivo sulla qualità finale di un prodotto. Ci può stare avere un colore forse un po' sfasato, un'inquadratura proprio non perfettamente simmetrica, ma se l'audio fa piangere la gente se ne va dopo mezzo secondo. Quindi prima di tutto avvicinatevi al microfono, oppure avvicinate il microfono a voi. Farà anche molto vlogger newyorkese mettersi solo con reflex e microfonino in slitta, ma a meno che non usate un serio grandangolo non potete sempre stare a 20 cm dall'obiettivo. Non resta allora che avvicinare a voi il microfono usando quindi un supporto oppure andando con un lavalier. Ad ogni modo questa è la chiave per avere un audio nitido e piacevole. Anzi no, adesso vi mostro proprio la differenza. Come potete vedere sono ben lontano dalla camera e con questo anche il microfono è lontano da me e l'audio non è proprio il massimo. Però se invece collego un microfono esterno alla camera, in questo caso utilizzando una prolunga tipo di 6 metri, la qualità audio è diventata enormemente migliore. Certo, la videocamera è sempre lontana da me, però il microfono stavolta si è avvicinato. E poi durante il montaggio sicuramente ci piace mettere una bella colonna sonora, possibilmente del giusto genere, sotto il nostro parlato. Ma mannaggia ad Hollywood, tenete quel volume basso o comunque a livello normale. In un video ideale non ci dovremmo mai, dico mai, sforzare per capire che cosa stiamo dicendo se lasciamo la musica poi a volumi troppo più alti del nostro parlato. Grazie, cordialmente vostro Daniele. Ed infine per concludere, giusto un paio di consigli del tipo esistenziale. No, seriamente. Opinione mia personale è comunque dettata tantissimo dal genere di video che solitamente realizzo. Lasciate perdere chi vi dice di filmare sempre tutto e lasciare la registrazione andare via così a ruota libera. E va bene, carpe diem, cogli l'attimo, ma secondo me così finirete soltanto per ritrovarvi con un terabyte di materia digitale anfibia. Anfibia comunemente detta merda. Ci siamo capiti. Siete quindi organizzati, fate una shotlist, filmate scena per scena, dividete le clip, le take migliori da quelle un pochino meno, così poi anche il montaggio sarà 1000 volte più facile e forse anche divertente. Forse. Ma soprattutto alla fine, KISS, cioè non la band, ma il vostro nuovo mantra a partire da oggi, ovvero keep it short and simple, mantenete un flusso di lavoro quanto più semplice possibile e dopo migliorate con il tempo. In conclusione, su YouTube vi sono davvero tante tipologie di creators, da veri professionisti a dilettanti che un giorno saranno i pro di domani. Non so perché sta cosa mi suona di surgelati. Ad ogni modo non serve già dal primo video cercare la perfezione assoluta frame by frame. Cercate invece di essere costanti con gli upload, di creare contenuti apprezzabili da un punto di vista concettuale, come sempre di raccontare la vostra storia, o almeno quello che avete in mente, e poi con il tempo migliorare la vostra tecnica, upload dopo upload. Anche per oggi è tutto, questo è TQ Films, io sono Daniele e a breve inizieremo con un paio di nuovi format, tra cui il richiestissimo Q&A, ovvero voi mi fate le domande e io o eventuali ospiti vi rispondiamo. Ma a tutti, tranquilli.
Perciò iniziate a lasciare qua giù tra i commenti o sulla pagina Facebook, ma usate sempre il tag TQ Risponde. Per tutto il resto della stagione e non solo, fate bei video.